realtà non dovrei essere io a parlare, perché è una serata e un gruppo, anzi, organizzato dal batterista che è Gianluca Perasole. Che però mi ha scritto un foglio con tutte le cose che devo dire, quindi io da un buon servitore. Al contrabbasso abbiamo un personaggio storico, anche perché è tra i più richiesti contrabbassisti. E, anzi, spesso addirittura viene chiamato da più gruppi nella stessa serata, infatti da delle sole mostruose. Re Sola. Giorgio Rosciglione è il contrabbasso. Tra una famiglia di musicisti, insomma, la figlia cantante, poi tutti i figli contrabbassisti, quindi qualcuno poi arriva alla fine, non si sa mai chi, però insomma, insomma, da Milano abbiamo un grandissimo pianista che ieri si è fatto un viaggio su uno sgabellino con lo sciopero dei treni da Milano, insomma, veramente ci vuole un applauso speciale. Paolo Alderighi, il pianoforte. E al detto c'è invece Gianni San Giust. E che dire di quando avevo 12 anni, che mi piaceva tanto il clarinetto, andavo al Mississippi Jazz Club, che era un locale che adesso non esiste più. Adesso l'unico locale vero è il Gregory's di jazz, infatti il Mississippi. E chiedevo alla cassa, perché dico: ma stasera c'è Gianni San Giust al clarinetto? Se ci stava entravo, se no tornavo a casa, cioè, perché era il più forte, veramente eccezionale. Io sono Luca Velotti e Marcello Rosa. Marcello Rosa, è vero, no, bisogna anche 10 anni quando sì. Quanti anni sono? Parecchio, poi sono per 39. C'era Luigi Totte con Gianni San Giust e mi ricordo l'ultima cosa, poi basta con le cose, perché che c'era Luigi Totte, che era questo trombettista, che era il proprietario anche del locale, oppure anzi sì, l'aveva preso in gestione, insomma. E lunedì c'era Luigi Totte duo, il martedì Luigi Totte trio, il mercoledì quartet, insomma arrivava il sabato che c'era una banda di 6 elementi, insomma, alla fine sempre lui. Come e c'era Gianni che diceva, e mi ricordo sta scena perché mi ha fatto pensare già dicendo: ma voglio fare il musicista la grande, perché gli diceva Gianni quella volta, dice: Gianni, oh, sabato ci devi stare, che... e lui diceva: no, guarda, sabato non posso. Ma a te te do di più, guarda che oh, te do di più, era, insomma, era 50.000 lire, gli altri gli dava 30, insomma, quindi c'è sempre dietro una grossa passione, insomma, per affrontare questa strada, perché non è eccola. Vabbè, comunque, insomma, proseguiamo con un brano che ci piace molto, anche perché è la prima volta che lo suoniamo in questa periodo. Ah, comunque volevo dire una cosa, io parlo al secondo tempo, avevo già stabilito questa cosa, quindi Crazy Rhythm. No, ci saranno stasera un po' di cose, siccome stanno registrando, allora ogni tanto dobbiamo da comunicare con i fonici che ci aiutano. Le ultime 8. Yes. Così?